Sotto le ali degli aironi, a perdita d'occhio, si estende un paesaggio autunnale rimasto praticamente immutato dopo lo scioglimento dei ghiacci. Una piana boscosa che si perde a ovest nella prateria e a nord nella tundra subartica. Per quest'area disabitata, un tempo a dominio delle poche tribù indiane sparse sul territorio, le nazioni si dichiararono guerra per appropriarsi delle ricchezze nascoste nei laghetti e nei torrenti ostruiti che brillavano nella foresta. Si dice che furono Dio e il castoro ad aprire agli uomini il cuore del Nord America. In realtà furono i missionari francesi, i coureurs du bois o cacciatori di pellicce, a spingersi per primi, all'inizio del XVII secolo, fino ai grandi laghi e oltre. I sacerdoti per condurre nuove anime a Dio, i cacciatori di pellicce per procurarsi pelli di animali, soprattutto di castoro, da inviare in Europa. Come l'ermellino per sovrani e giudici, le pellicce divennero infatti simbolo di distinzione sociale e professionale. Come un moderno coureur de bois, Jean-Michel guida l'equipaggio della Calypso nell'entroterra dell'isola Michipicoten, tuttora disseminata di stagni e di centinaia di tane di castori con le loro colonie familiari. Ma man mano che risalgono la corrente, i sub non trascinano canoe di corteccia di betulla, ma gommoni e motori fuori bordo ogni qualvolta incontrano una secca o un ostacolo. Avvicinandosi ad uno specchio d'acqua, l'equipe scopre che, come sempre, il laborioso castoro vi ha apportato modifiche sostanziali, rendendo più profondo lo stagno, cosa che gli permetterà di muoversi liberamente nell'acqua sotto alla spessa crosta di ghiaccio invernale. Nonostante ogni precauzione, un colpo di coda avverte la colonia della presenza di intrusi. Ma stavolta si tratta di una visita di cortesia. I sub si immergono velocemente e cominciano ad esplorare lo stagno che in estate circonda la tana del castoro con un fossato difensivo. Qui all'asciutto, sotto una cupola ghiacciata di fango, rami e pietre, il castoro è al sicuro dalle fauci dei lupi e degli altri predatori durante i lunghi e duri mesi invernali. Padrone di casa prudente e coraggioso, il castoro non si lascia facilmente intimidire o scacciare dal territorio che lui e la sua famiglia hanno lavorato anno dopo anno. Ingaggia invece un'elaborata battaglia a nascondino, mentre cerca di spaventare e confondere gli intrusi per allontanarli dall'entrata sommersa della sua dimora. Infine, non ancora sconfitto, riemerge in superficie e osserva gli avversari. Parsimonioso e pieno di risorse, il castoro è sopravvissuto assai meglio di molti altri animali alla caccia spietata dell'uomo. È sempre pronto ad utilizzare tane e rottami abbandonati
e a trasformarli in altrettanti magazzini e fortezze inattaccabili. Ma ciò che il castoro conquista, l'uomo lo ha perduto a causa della sua scarsa lungimiranza. Padrone di uno dei maggiori serbatoi del mondo di acqua dolce, una prodigiosa risorsa che può creare energia, spegnere la sete, incoraggiare il commercio, trascinare lontano i rifiuti, ospitare una vita multiforme e fornire svago, l'uomo ha visto i laghi trasformarsi progressivamente in aree improduttive. Lungo le sponde del lago superiore giacciono ormai in rovina più di un villaggio di pescatori, frequentati da una presenza umana che va scomparendo e voci che non possiamo più sentire. Abbiamo notato che ci sono moltissimi villaggi di pescatori abbandonati lungo tutto il lago superiore e tutti i posti che abbiamo filmato sembrano indicare che c'è stata una forte diminuzione della pesca. È vero? Oh sì, certo. È proprio quello che è accaduto. Sí. Come le ho detto, South Bay Mouth nacque originariamente come villaggio di pescatori e anche come centro di raccolta di pelli di animali per il mercato. Ma era un villaggio di pescatori e ora è cambiato completamente. La sua economia si basa principalmente sul turismo. Vi sono moltissimi altri centri abitati sull'isola che un tempo erano villaggi di pescatori e la cui attività principale era legata alla pesca e che oggi hanno cambiato faccia. Il patrimonio ittico del lago è diminuito sensibilmente. È soprattutto il caso della trota, che è un pesce importante e la cui presenza numerica è scesa a un livello pericolosamente basso. Incurante dell'equilibrio ecologico, l'uomo, con la sua pesca indiscriminata, è il maggior responsabile della diminuzione del patrimonio ittico. Ma la sua opera di distruzione non si ferma qui. Attraverso il cielo, una minacciosa nube di fumo trasporta le piogge acide che distruggono la vita nei laghi, spesso per un raggio di migliaia di chilometri. Oggi il grande sistema idrico interno è diventato la fogna del continente, il ricettacolo di una sempre maggior quantità di sostanze chimiche tossiche e di scarichi industriali, ben al di là delle capacità di assorbimento dei laghi. Nel lago superiore, un'industria riversa in acqua ben 67.000 tonnellate di scarichi al giorno. Nell'Iri, lo strato di sedimenti ha uno spessore che va dai 9 ai 38 metri. Ma l'uomo non è l'unico responsabile dei mali che affliggono i grandi laghi. Cousteau e il dottor Brian Anderson parlano di un piccolo quanto pericoloso invasore. Quindi, primo c'è l'inquinamento, secondo la pesca indiscriminata. E poi c'è anche il fatto che si sono introdotte nel lago alcune specie nuove, sia volontariamente che involontariamente. E in quest'ultimo caso alludo alla famosa lampreda. La lampreda probabilmente fece la sua prima apparizione nei grandi laghi intorno al 1830, ma non si può parlare di una vera espansione numerica fino agli anni 30, quando la sua presenza nelle acque dei laghi divenne notevole. Naturalmente questo è strettamente legato alla forte diminuzione di trote. A lungo considerata in Europa un piatto per buon gustai, la lampreda è una reliquia evolutiva priva di mascella. Da adulta, una creatura parassita che vive cibandosi del sangue dei pesci. Con la sua bocca avventosa, le file circolari di denti acuminati e la lingua ruvida, la lampreda si attacca alle trote del lago o ad altre vittime e generalmente non molla la presa fino a quando il pesce non muore, nel giro di pochi giorni e a volte di poche ore. Trascurando o minimizzando gli effetti di una prolungata pesca intensiva, molti esperti tendono ad attribuire alla lampreda l'intera colpa dell'allarmante declino del patrimonio ittico dei grandi laghi. Già nel 1960 la trota era sparita dalle acque dei laghi Huron e Michigan e per il 90% da quelle del lago superiore. Infine, dopo aver esaminato più di 6.000 lampredicidi chimici, le equipe di scienziati statunitensi e canadesi trovarono il TFM, un veleno fabbricato in Germania, che, se usato con estrema cautela, era in grado di uccidere la lampreda senza nuocere alle trote. Cercando di distruggere le giovani lamprede e le larve appena nate, prima che raggiungessero lo stadio parassita adulto, gli scienziati fecero versare il veleno TFM in un gran numero di immissari da una parte e dall'altra della frontiera.
Il risultato è che il numero delle lamprede è diminuito notevolmente. Allo stesso tempo, il numero delle trote e delle altre vittime ha subito un netto incremento. Ma negli ambienti ufficiali vi è molta riluttanza ad ammettere che questo è in parte anche merito di una pesca meno intensiva. La lampreda, in fondo, è un capro espiatorio ideale. L'uso dei veleni è ad ogni modo un'arma a doppio taglio. Oggi, quanto più pesce vive, tanto più immagazzina nel proprio corpo sostanze tossiche. Qui Cousteau, insieme a Falcot e Soumian, osserva un nuovo ibrido di trota creato dagli scienziati. Lo splake, che cresce rapidamente e di conseguenza porta con sé una minore quantità di veleni sulla tavola del consumatore. Come le trote, anche i laghi immagazzinano veleni e diventano sterili. Paesaggio sommerso di qualche lontano pianeta morto nello spazio. E siamo noi che l'abbiamo ridotto così. In superficie incombono minacce di origine più antica. Sul ponte con Jean-Michel, il pilota Morgan Howell le conosce bene. Lei naviga su questo lago da anni, lo conoscerà come le sue tasche. È mai stato su quelle isole laggiù? Oh, sì, certo, ci sono passato davanti molte volte, ma non ci ho mai messo piede, conosco quelle più a est. E secondo lei varrebbe la pena di vederle? Possiamo portarla laggiù se vuole. Oh, lei è molto gentile. Sa, se ci fossero molte, molte belle ragazze, ok? Sarebbe meraviglioso. Comunque, i marinai francesi erano degli ottimi navigatori. Furono i primi a esplorare queste isole e probabilmente affrontarono ogni genere di tempesta. Navigarono soprattutto dietro a queste isole in grandi canoe cariche di milioni di dollari in pellicce. Sì, le più belle pellicce, anche di ermellino. Sono loro che hanno fatto la storia qua giù, ma oggi tutto quello che resta è un pugno di cacciatori di pellicce. Soltanto un pugno di cacciatori di pellicce. Cacciatori di pellicce? Sì, cacciatori di pellicce. Ah, beh, ormai stanno scomparendo alla svelta. Quindi, se non sbaglio, lei si è già fermato qui? Ah, sì, parecchie volte. Con altre navi? Sì, non qui però, più a est, anzi, molto più a est. Ah, sì, molte volte, soprattutto per cercare riparo dal maltempo. Sì, perché nella Georgian Bay soffiano dei terribili venti sudorientali. Il vento di sud-est è uno dei più pericolosi qui. La visibilità è pessima. È il più violento e il peggiore di tutti. Quello che soffia oggi è un vento di nord-est, moderato. Ma aspetti che arrivi novembre e vedrà. When the fist of the storm hit the Great Lakes at autumn, the sky turned to night with a blackness of blood. We tossed and we turned and we feared for our lives as we entered that stormy hell. The singing of steel and the crack of the bulkheads shattered the clouds across Georgia Bay. The toll of the bell on our foundering ship led us straight to a place called hell. Toll the bell. In the eye of the storm, great ship lay breaking, the decks were awash from prow to stern. Whoa, the wind took the cry from the great lakes of anger, close to the place called hell. Below in the deep,
where the shipwrecks lay sleeping their shadows like ink on a cold, silent bed. No chance of return to the safety of harbor, for hell would soon have us dead. Children, the howl of the rollers, the splintering steel. Oh, I remember the touch of your hand in the darkness as we entered the gates of hell. La notte del 10 novembre 1975, lottando contro le onde e il vento che soffiava a 145 km orari, il mercantile Edmund Fitzgerald, un tempo una delle più grandi navi dei laghi, scomparve improvvisamente nelle acque con le sue 26.000 tonnellate di minerale di ferro e tutto l'equipaggio. Ormai semisommerso e con le stive inondate d'acqua, il Fitzgerald sparì per sempre inghiottito da un'onda gigantesca. Colò a picco in un istante e andò a posarsi sul fondo del lago. Ora, alla gelida profondità di 161 metri, il Fitzgerald giace incurante della furia sovrastante. Intorno ad esso, nell'oscurità, non è solo. Sparsi sul fondo dei laghi giacciono gli scafi smembrati di altre imbarcazioni di varie dimensioni, canoe di esploratori, motopescherecci, grandi mercantili e navi da crociera. Un'immensa flotta silenziosa che non raggiunse mai il porto. Tuttavia, anno dopo anno, in un perpetuo andirivieni, le grandi navi attraversano i laghi diretti a Detroit, Chicago, Windsor, Toledo, Toronto. Nelle loro stive trasportano il minerale del Mesabi e i cereali delle praterie ai grandi complessi siderurgici, ai mulini, alle fabbriche d'automobili e a un centinaio di altre industrie sparse sulla strada. Mentre Jean-Michel e il pilota Morgan Howell a bordo della Calypso cominciano il loro viaggio di ritorno a più di 3.200 km dall'Atlantico, sanno che presto l'inverno sbarrerà loro la strada. Presto una cintura di neve comincerà ad allargarsi verso il centro del lago, fino a formare una spessa crosta di ghiaccio che imprigionerà i laghi per tutto l'inverno, dalla metà di dicembre fino alla metà d'aprile. A volte i proprietari delle navi e l'equipaggio tentano un altro viaggio, un altro carico. Ma i rischi sono molti quando si sfida un avversario possente e implacabile. Dal nord, del tutto imprevedibile, può giungere l'impetuoso vento polare, capace in pochi minuti di seminare devastazione o di imbrigliare lentamente in una morsa di ferro persino il Niagara. Ancora in viaggio, nonostante l'inverno, la Calypso raggiunge infine il San Lorenzo, già minacciosamente costellato di ghiaccio galleggiante. Sul ponte, Cousteau e Jean-Michel decidono di effettuare un'ultima esplorazione in battiscafo nella grande e profonda sacca d'acqua dolce vicino alla foce del fiume Saguenay. L'equipaggio impara velocemente che l'inverno si fa beffe anche dei più sofisticati congegni creati dalla tecnologia umana.
Non solo risulta difficile avviare l'elicottero, ma anche la maggior parte degli altri macchinari si rifiuta categoricamente di funzionare. Il gelo non risparmia difficoltà nemmeno ai sub che stanno per immergersi nell'acqua ghiacciata. Per evitare che la maschera e i tubi dell'erogatore congelino, è necessario lubrificarli con del cognac. Mentre la Calypso getta l'ancora nel fiordo che diventa sempre più cupo, il battiscafo con Falcone e i comandi viene sollevato dal ponte e calato nelle gelide acque del fiume. Alla fine, lasciato solo dalla squadra di sub, esso affonda sotto la crosta di ghiaccio e comincia la sua discesa attraverso le veloci correnti del Saguenay. Dapprima, nelle acque oscure, il battiscafo sembra sprofondare sotto un cielo notturno puntellato di stelle lucenti. Ma una volta raggiunto il piccolo mare sommerso, entra in un mondo di purezza quasi cristallina, dove le meduse sembrano paracadutarsi sul fondale. Qui la luce dei fari rivela un tipico prigioniero di queste acque, un pesce lupo dell'Atlantico, un solitario e spesso pericoloso predatore. Un grosso gambero passeggia impettito. Una stella marina, le cui braccia insidiose ricordano i tentacoli della medusa. Ma ecco, durante la lunga discesa, un improvviso problema. Trascinato dalla corrente, il battiscafo ha urtato la scogliera sommersa del fiordo. Con la radio di bordo quasi fuori uso e ignaro dei danni riportati dal battiscafo nello scontro, Falco ritorna in superficie. Gelida oscurità, sapendo che il battiscafo potrebbe trovarsi in pericolo, i sub si preparano a dargli tutta l'assistenza necessaria. Finalmente, con gran sollievo, intravedono i fari dell'imbarcazione sottomarina che risale verso di loro. Subito dopo, il battiscafo e i suoi occupanti sono di nuovo al sicuro sul ponte. Salutando Falco, Cousteau osserva che sembrava fare più caldo sotto l'acqua che in superficie. È vero, risponde Falco, e aggiunge che forse era anche l'effetto dell'ansia. Le cose sono andate male, dice, molto male. Falco racconta di come in balia della corrente fossero andati a finire contro la scogliera a circa 91 metri di profondità. In seguito, non sapendo se l'incidente avesse interrotto le comunicazioni, aveva deciso di risalire per controllare. Cousteau gli risponde: c'erano dei problemi con il sonar, perché i blocchi di ghiaccio galleggianti, scontrandosi, producevano un rumore di sottofondo. Tuttavia, l'equipaggio della Calypso poteva sentire la voce di Falco abbastanza chiaramente.
Il batiscafo è salvo. Ora tocca alla Calypso correre per evitare il peggio. L'inverno incalza e ci sono ancora 800 km da percorrere prima di raggiungere il mare aperto. Già sul Saguenay, grandi blocchi di ghiaccio stanno guadagnando il fiume ora dopo ora, in una specie di fuoco incrociato che presto si trasformerà in barricata. Costretta a navigare bassa, in acqua dolce, la Calypso riporta le prime ferite. Tagliente come vetro frantumato, il ghiaccio si innalza nell'onda di prua. Scava le assi di legno al di sopra del rivestimento di rame che ricopre la nave fino alla linea di galleggiamento. Mentre l'elicottero va in avascoperta per studiare una rotta libera dai ghiacci, la Calypso rimane infine intrappolata. Ancora una volta, Cousteau e i suoi compagni considerano il grigio e gelido mondo che minaccia di imprigionarli, chiudendoli in una morsa di ferro. Per evitarlo, bisogna liberarsi adesso o attendere l'arrivo della primavera. Cousteau prende l'unica decisione possibile e dà ordine di invertire la marcia. Tornando ad avanzare, la Calypso acquista lentamente velocità. Anche lungo il San Lorenzo, l'inverno è giunto all'improvviso. Dal nord ha portato un gelo che brucia i polmoni, che rende la carne dura come metallo, che trasforma il fiume congelato in una terra desolata di ghiacci frastagliati. È un gelo che ferma la vita, che ferma le navi. Non tutte però. Lungo il fiume è già al lavoro una flotta rompighiaccio che apre passaggi e canali attraverso il ghiaccio, liberando numerose navi rimaste intrappolate. Fendendo il ghiaccio spesso anche 36 centimetri, le robuste imbarcazioni consentono lo svolgimento del traffico navale sul fiume durante tutto l'inverno, da Montréal fino alla chiara corrente d'acqua salata al di là del Saguenay. Oggi sono state realizzate navi ancora più potenti. Con l'ausilio di getti d'aria compressa per facilitare il passaggio, le nuove rompighiaccio possono fendere strati alti fino a 90 centimetri. Mentre la Calypso trova un rifugio temporaneo nel corso inferiore del San Lorenzo, al di là del ghiaccio, Jean-Michel e Falcou raggiungono l'unità terrestre di Cousteau. Ora che il pulmino della spedizione e il camion delle attrezzature sono vicini alla fine del lungo viaggio, iniziato sulle sponde del lago superiore. Avvicinandosi al fiume Saint-Anne, sulla strada fra Montréal e Quebec City, non hanno voluto mancare all'appuntamento con un pesce
o più precisamente con 500 milioni di piccoli merluzzi lunghi 20 centimetri, detti anche pesci di Natale o pulamon. Anche 72.000 canadesi di lingua francese sono venuti alla Parade per assistere al rito annuale della deposizione delle uova dei merluzzi. Sul fiume congelato, in file ordinate lungo strade di ghiaccio, vengono montate più di 1.000 capanne, complete di antenne televisive. Nel gelo intollerabile, Cousteau e i suoi uomini si trovano improvvisamente nel bel mezzo di un carnevale. Qui famiglie e gruppi di amici affittano a turno le capanne e la pesca continua 24 ore su 24. Automobili, motoslitte, gatti delle nevi corrono sul ghiaccio in un continuo andirivieni che non accenna a diminuire neppure di notte. Mentre si raccoglie una folla di curiosi, la squadra di ricerca di Cousteau fornisce un fuoriprogramma scientifico, mentre Bernard Delemotte e Dominique Soumian si preparano ad immergersi nell'acqua gelida per osservare la deposizione delle uova. Tuttavia i sub trovano ben poco da filmare. Alla luce dei fari sembra che ci siano più ami che pesci, per non parlare della bottiglia di birra occasionale e di altri segni della festa che si sta svolgendo in superficie. Il clima nelle capanne è più congeniale. Disposte in fila, i membri della famiglia agganciano l'esca all'amo senza lasciarsi scoraggiare dal temporaneo andamento della pesca. Presto, affermano, il merluzzo ricomincerà ad abboccare. Da queste parti può succedere di pescare fino a 400-500 pesci in 8 ore. Nonostante il misero bottino, gli occupanti della capanna sono sempre più allegri ed euforici. Dopo aver bevuto un sorso dalla bottiglia per combattere il freddo e schiarirsi la gola, niente di meglio di una o due canzoni. Più a monte, a meno di 7 chilometri dal San Lorenzo, si trova la destinazione finale dei merluzzi. In inverno, nel giro di poche settimane, i pesci migrano fin qui, depongono le uova e ritornano nel grande fiume, imitati 2 mesi più tardi dai nuovi nati. Sotto gli occhi di Jean-Michel e Falcou, i biologi canadesi trivellano il ghiaccio e l'improvviso getto d'acqua risucchia in superficie alcuni merluzzi. Il biologo Yves Maillot spiega che sono solo una manciata dei milioni di pesci che brulicano sotto il ghiaccio in attesa del momento di deporre le uova. Raccoglie una manciata di ghiaccio poroso e indica una macchia di colore giallastro nella neve. È la macchia formata dalle uova depositate dal pesce. Ok,
Più tardi, sotto alla crosta di ghiaccio, i sub di Cousteau osservano lo strano comportamento del pesce nel periodo dell'accoppiamento. Colpendo con la testa la soffice superficie sommersa del ghiaccio, i maschi scavano cunicoli nelle pareti frastagliate. Secondo gli esperti, sono questi i nidi in cui ogni femmina depone le sue 10-15.000 uova trasparenti. Nella zona commerciale, vicino alla riva settentrionale del San Lorenzo, la pesca non è uno sport né un'occasione di festa. Qui i pescatori calano semplicemente le grandi sacche delle loro reti circolari e riversano sul terreno una massa guizzante e apparentemente inesauribile. Caricati su grandi slitte, i pesci vengono poi sbrigativamente sparsi sul ghiaccio perché congelino e muoiano prima di essere inviati al mercato. Inermi, i piccoli pesci vengono sparsi con un badile sul ghiaccio. Molto più a est, sorpresa da una burrasca invernale mentre attraversa il golfo di San Lorenzo, diretta all'Atlantico, anche la Calypso appare piccola e fragile. Con l'anemometro congelato e il radar accecato dal ghiaccio, sembra rivivere le antiche imprese marinare dell'uomo, dei Fenici, dei Greci e degli Scandinavi, che senza bussola o radar venivano sospinti dal vento attraverso un mondo sconosciuto. Just wait till November, the old sailors say, it's a terrible time of the year. If you wish to travel across Georgia Bay, you will have reason to fear. There's a danger when water and sky become one, and the fog makes you blind as can be. When the earth starts to tremble, the man wants to run, for the storms of November are all that is fearful to me. Once the voyagers came on a run from the woods with canoes that were loaded with fur. Now the ships are like giants and loaded with goods, but just twigs when the sea starts to stir. For the waters are driven by a wind straight from hell, and a fury takes over the sea. And the waves are like mountains, boy, mark my words well, the storms of November are all that is fearful to me. They say she's a woman, the ship that I serve. She's a queen and a temptress to me. With my mind and my muscle and all of my nerve, I'll not give her up to the demon who lives in the sea. Just wait till November, the old sailors say, it's a terrible time of the year. If you wish to travel across Georgia Bay, you will have reason to fear. For the waters are driven by a wind straight from hell, and a fury takes over the sea. And the waves are like mountains, boy, mark my words well, the storms of November are all that is fearful to me. Eppure, nella lotta, i primi uomini trovarono l'amore. Nel mito espressero le loro speranze.
Ancora oggi gli indiani Ojibwa raccontano una leggenda dell'epoca dello scioglimento dei ghiacci. Navigando con gli animali su un mare sterminato, il dio Manitou inviò prima il castoro e poi la lontra a raccogliere un po' di terra dal fondo del mare. Ma entrambi fallirono. Infine, il piccolo topo muschiato si offrì volontario e si lasciò scivolare in acqua. La lunga notte passò lentamente e l'indomani videro galleggiare sull'acqua il corpo dell'animale con le quattro zampe spasmodicamente chiuse. Tre erano vuote, ma la quarta teneva ancora stretto un granello di sabbia da cui Manitou creò il mondo. È bello pensare che l'isola di Sable sia nata dal granello di sabbia del piccolo topo muschiato. Oggi è una lingua di terra lunga 33 chilometri, a 186 chilometri dalla costa della Nuova Scozia. Tutto quello che rimane di una vasta isola di 7.770 chilometri quadrati, che molto tempo fa cedette all'avanzare del mare. Conosciuta anche come cimitero di navi, spesso attirate qui di proposito da saccheggiatori di relitti, l'isola è oggi una duna che va sempre più restringendosi, sferzata e costantemente modellata dal mare circostante. È un mondo solitario di foche, cavalli selvaggi e case abbandonate, che un pugno di volontari sta cercando di salvare dal saccheggio e dall'oblio. Credo che Manitou avrebbe avuto molto in comune con Zoe e Lucas. Quest'isola è lunga 33 chilometri. Deve essere difficile portare avanti il programma di ricostituzione perché ci sono poche persone che possano dare una mano. Mi dica, quali sono i problemi più urgenti da affrontare in base a questo programma? Beh, la prima cosa che cerchiamo di fare in una zona come questa è impedire all'acqua salata di riversarsi sulla sabbia troppo velocemente, perché questo favorisce l'erosione e impedisce alla vegetazione di attecchire. Cerchiamo di fare in modo che la sabbia non venga spazzata via e quindi cominciamo a piantarvi una copertura di vegetazione che la trattenga. Perciò cominceremo a piantare qualcosa sul versante sottovento di quella duna artificiale o di sbarramento. Cercheremo di far crescere l'erba e i cespugli tipici delle dune. Queste cominceranno a trattenere la sabbia e mano a mano ne fermeranno sempre di più finché alla fine verrà fuori una nuova duna. Se riusciremo a farlo, è questo il modo migliore per far nascere una duna. Avete già fatto tentativi di questo genere? Sì, certo. Potrei dare un'occhiata? Ah, le ha piantate tutte lei. Ma come ha fatto? Santo cielo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto file. Ce ne sono circa 400. Ma... se non sbaglio, questa è un'erba che piace molto ai cavalli. Non la mangiano? Come fa a proteggerla? Non la proteggo, non posso farci niente. Beh, speriamo che i cavalli capiscano e si tengano alla larga. Purtroppo no, neanche a farla apposta sembrano preferire l'erba trapiantata. Preferiscono questa? Beh, state facendo un ottimo lavoro, ma sono un po' scettico sui risultati. Abbiamo avuto risultati molto positivi. Mi dica, lei ama quest'isola? Naturalmente sì. Ormai credo sia casa mia.